3 settembre. Ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Genesi 3:6. Marito e moglie. Nella Genesi, prima che Eva fosse creata, Dio avvisò Adamo di non mangiare il frutto proibito ed era sua responsabilità comunicarlo a sua moglie. Chiaramente non fece un gran lavoro. Nota bene, il diavolo prima approcciò Eva con l'idea di disobbedire a Dio. Quando la donna vide che l'albero era buono, ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Domanda: dov'era Adamo quando Eva fu tentata? Con lei. Questa infatti è una lezione importante. Quando un uomo fallisce nell'ascoltare Dio e nell'obbedire a Lui, non può essere capo di sua moglie e delle necessità della sua famiglia. Lui apre letteralmente la porta a Satana e gli permette di entrare e creare caos nella famiglia. Quando Satana stava cercando di imbrogliare Eva, Adamo stette in silenzio invece di parlare e dire: «Questo non è giusto. Se non seguiamo il cammino che Dio ha preparato per noi, perderemo ogni cosa». Quando un marito è veramente sottomesso a Cristo, può proteggere la sua famiglia. La moglie deve incoraggiare il marito a camminare in Dio e fargli sapere che è un onore ed un privilegio seguire un tale uomo.